Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video tutorial di Celidonia Studio. Oggi modelleremo una foglia fatata. Ma prima vi racconto la sua storia. Alcune delle foglie che cadono in questi giorni sono state baciate dalle fate mentre le dipingevano con i caldi colori autunnali. Se cerchiamo con attenzione, ne troveremo qualcuna nascosta che aspetta di raggiungere il mondo degli uomini. Iniziamo a modellare. Partiamo dalla nostra solita pallina di pasta e la schiacciamo delicatamente per darle la forma palmata caratteristica delle foglie del platano. Con lo sgarzino a punta tonda definiamo le insenature. Poi pizzichiamo lievemente con i polpastrelli per definire le punte. Tiriamo delicatamente alla base per definire la sagoma della foglia. Il primo metodo per fare le venature è quello di utilizzare le vere venature di una foglia consenziente. Ma possiamo anche disegnarle con l'aiuto di un ago o dello spicillo. Passiamo alla colorazione con i pigmenti metallici. Diamo tridimensionalità alla foglia, bombandola lievemente con le mani. E con lo spicillo diamo movimento alle punte per farle sentire le carezze del vento. Dopo aver fatto una prima cottura, cospargiamo la base con un po' di fimo liquid. Prendiamo un'altra pallina di pasta sintetica e iniziamo a modellarla per creare il volto, che posizioneremo sulla base della foglia. Lisciamo per bene con i polpastrelli per uniformare la pasta ed eliminare così i segni di giunzione.
Evidenziamo nuovamente le venature della foglia che la pasta aggiunta può aver coperto. Segniamo l'incavo degli occhi e iniziamo a definire la forma del volto. Evidenziamo le arcate oculari con il pennello di gomma a punta tonda e ancora lisciamo con i polpastrelli. Segniamo le guance e lisciamo. Definiamo le simmetrie interne ed esterne degli occhi e le uniamo per creare le fessure. E smussiamo il tutto lisciando per bene con il pennellino piatto. Apriamo ancora con il microbisturi, smussando poi con lo sgarzino e andando all'interno con un piccolo bulino. E poi, ciao, rubiamo gli occhi al dito. No, di nuovo? Tutte e due? Che buio! Dove sono i miei occhi? Ah, un nuovo punto di vista! Ora modelliamo una piccola goccia per fare il naso e la posizioniamo al centro appena sotto gli occhi. Lisciamo bene con lo stuzzicadenti. Poi con lo sgarzino a punta tonda e infine con il pennellino piatto. Foriamo le narici e le modelliamo. Infine, con un piccolo bulino, iniziamo a modellare la bocca. Thank you.
Aggiungiamo un pochino di pasta ai lati per meglio uniformare il volto al resto della foglia. Con i pigmenti metallici coloriamo anche la nuova parte che abbiamo appena modellato, le guance. Il nasino e la bocca. Con il verde aggiungiamo un ricordo dell'estate, appena accennato. E inforniamo di nuovo. Mettiamo un po' di colla cianoacrilica su due ganci di filo metallico per fermarli sul retro della foglia e poi aggiungiamo un po' di fimo liquid. Fermiamo saldamente i ganci aggiungendo due palline di pasta, che andremo poi ad uniformare al resto del lavoro. E inforniamo per l'ultima volta. Infine, lucidiamo gli occhi e la bocca con una vernice lucida per paste sintetiche. Il tutorial è terminato, speriamo vi siate divertiti. Se vi è piaciuto, supportate il canale iscrivendovi, mettendo mi piace, commentando. Noi ci vediamo tra 2 settimane, ma potete seguirci sul blog, trovate l'indirizzo alla fine del video e qui sotto. Vi aspettiamo lì! Ciao!